Al termine di questa giornata di sport, a prescindere dal risultato, qual è il messaggio che volete lanciare a bambini e genitori? Come sempre in queste occasioni l'importante è passare una giornata di sport insieme con i bambini, i genitori, altre società comunque della zona. E come dico sempre ai bambini, non è importante il risultato, ma giocare al massimo delle proprie possibilità e stringere la mano a un eventuale avversario che è più bravo. Sicuramente vincere dà gusto a tutti, però per quest'età la cosa più importante è divertirsi e secondo me in una giornata come questa tutti si sono divertiti e questo è l'importante, soprattutto grazie all'organizzazione perché veramente è stato un torneo di quelli che ho fatto io tra i più organizzati e quindi sono veramente contento e grazie ai miei bambini che mi fanno sempre divertire. Voglio ringraziare innanzitutto l'organizzazione che è stata veramente eccezionale, ha fatto sì che realtà di paesi diversi che non incontriamo mai, li abbiamo incontrati oggi, è stata una bellissima giornata di sport, veramente, e ecco, io sono molto contento di come è andata, il risultato va bene, ma anche l'amicizia fra i ragazzi, abbiamo visto delle belle cose e ringrazio tutti. Allora, buonasera a tutti, la cosa più bella è che si sono divertiti tutti, dal primo all'ultimo, dal pranzo al giocare, quindi i momenti morti si sono comunque divertiti perché è veramente organizzato tutto molto bene, sono molto contento del fatto che i vincitori hanno abbracciato i vinti e viceversa, quindi un complimenti a tutti, da tutti veramente. Allora, lei è l'artefice di tutto questo torneo, uno tra i più grandi che c'è in Umbria, ma cosa c'è dietro tutto questo lavoro per ottenere una giornata così divertente, così organizzata? Allora guarda, questa è una manifestazione che è nata così quasi per gioco circa 9 anni fa, tant'è vero che siamo giunti alla 9ª edizione, siamo partiti con una formula che avevamo poche squadre, però non ci piaceva il modo di affrontare la giornata per poter sfruttare al meglio le capacità dei bambini, dei ragazzini piccoli. E praticamente ci siamo confrontati e abbiamo raggiunto la soddisfazione di poter sviluppare un 4 categorie dei bambini più piccoli con 8 squadre ciascuna, praticamente nell'arco della giornata si sviluppano 48 partite più le 4 finali, 52 partite, il che non è poco perché devi assemblare qualcosa come 300-320 giocatori mini calciatori e praticamente devi coadiuvare spogliatoi, arbitraggi, tempi di incontro e ci siamo riusciti, grazie a Dio, al supporto anche di tutti coloro che ci hanno dato una mano, in primis e il successo di pubblico che le società che aderiscono, anzi ci chiedono veramente, dice il prossimo anno possiamo venire e questa è una bellissima soddisfazione, al di là di quello che si riesce ad ottenere. E ringrazio tutte le società che hanno aderito qui dell'Umbria, anche abbastanza distanti da noi, e
arrivederci al prossimo anno alla 10ª edizione, quasi che stiamo diventando maggiorenni. E ora siamo alla prima classificata categoria 2008, Torgiano.